in virtù, in prospettiva della costruzione del nuovo palazzetto, che cosa propone per poter portare più persone, più appassionati al palazzetto? E ovviamente questo è legato anche alla crescita della squadra. Dunque, io non propongo niente, io dico solo questo, che se noi avessimo una struttura adeguata, noi avremmo un pubblico numerosissimo, perché io so che tanti amici anche di fuori Monopoli, di Bari, dei paesi vicini, hanno desiderio di vedere la pallacanestro, solamente non possono venire perché con una struttura di 300 posti, mi dica lei come fa la gente a venire. Non può venire, quindi la cosa indispensabile, necessaria, perché aumenti il numero degli spettatori, se lei parla di numero di spettatori, perché è sempre stata seguita, la pallacanestro Monopoli esiste da 50 anni, quindi posso dirlo veramente con orgoglio questo. Per il pubblico io sono convinto che quando avremo la struttura adeguata noi faremo il pieno, sempre perché anche vicino a noi, a cominciare dal nostro capoluogo di regione Bari, non c'è nulla. Qua c'è solo Brindisi o Barletta, quindi le distanze sono notevoli, per cui tutto quell'Interland potremo raccoglierlo noi e l'importante è che ci facciano questo benedetto palazzetto a cui aspiriamo da tanti anni, che sembra finalmente avviato, speriamo che non abbia gli stessi intoppi che ha avuto questo, che si è iniziato, poi si è fermato, nuovi finanziamenti, poi si è ricominciato, poi si è fermato, questa sarebbe una cosa che veramente ci farebbe terribilmente male, in quanto noi che stiamo tentando di tutto. Io vedo i dirigenti della società locale, quanti sacrifici fanno per poter tenere un allenatore a un certo livello, dei giocatori a un certo livello, per poter puntare alla B di eccellenza e compagnia, e domani non poterla fare per mancanza di un impianto, perché con la B di eccellenza ci vorrà senz'altro l'impianto minimo di 2500 posti. Quindi io mi auguro solo questo, che i nostri amministratori capiscono il problema e lo risolvino presto. Grazie.